La situazione legata allo stabilimento della Sevel di Atessa sarà al centro del tavolo regionale convocato per giovedì 9 dicembre alle ore 10:30 presso la sede dell'assessorato al lavoro della Regione Abruzzo a Pescara. Al tavolo regionale voluto dall'assessore Pietro Quaresimale sono stati chiamati a partecipare i responsabili regionali metalmeccanici di CGIL, CISL, UIL e UGL, che hanno intenzione di avviare con gli interlocutori istituzionali un confronto sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento, che vanno dalla cancellazione di centinaia di contratti somministrati alla necessità di investimenti nel sito della Val di Sangro. Convocato il tavolo regionale giovedì prossimo, come ha detto lei, sentiamo un po' le varie esigenze, le problematiche che ci sono, un confronto costruttivo per capire un po' com'è la situazione. Ho voluto fortemente questo tavolo, vediamo un attimo la situazione perché il fatto che la Sevel sta riducendo un po' la manodopera ci preoccupa un po'. Oggi hanno fatto un comunicato i sindacati che sono molto preoccupati, chiedono di trovare delle strategie immediate. La regione, cioè faremo la nostra parte come regione, cercheremo di mettere in campo tutte le misure di nostra competenza per scongiurare ogni forma di licenziamento qualora si dovesse concretizzare. La regione, come ho detto, metterà in campo una serie di misure per cercare di risolvere le varie questioni che riguardano la Sevel e non solo tutto l'indotto che riguarda l'automotive. Ovviamente lei chiede un aiuto anche ai sindacati di lavorare insieme. Sì, ma con i sindacati c'è un buon rapporto, cerchiamo di fare cose in sinergia, costruttive, perché la tutela è unica, quella dei lavoratori.